Quale parola può descrivere il paradiso che io vidi a Napoli? Il Palazzo Belvedere, situato a 1,5 miglia dalla città sulla collina del Vomero, nella splendida baia turchese cosparsa di ville latine. Col Vesuvio a levante, Capri a destra e la meravigliosa costa di Sorrento distesa di fronte, presentano uno scenario incantevole. La casa è un palazzo perfetto, italiano, con affreschi squisiti, marmi, portici e terrazzi in successione una sull'altra. Adorna con boschetti pensili ad alberi di arance e melograni che spargono il loro odore tra festoni di viti che si arrampicano rigogliose, che producono gradevole ombre al sole di mezzogiorno, splendenti sotto il lucente terreno con fiori dagli accesi colori, mentre fontane e ristoratrici spruzzano in ogni direzione tra statue e innumerevoli vasi. Io ero naturalmente in estasi e cominciava per me una nuova esistenza. La storia di Villa Belvedere è legata alla figura di Ferdinando van den Heyden, che nel 1671 volle costruirsi qui sulla collina del Vomero una casa di campagna. Ferdinando van den Heyden era figlio di un mercante fiammingo che era arrivato a Napoli in cerca di fortuna e che in breve tempo riuscì a mettere in piedi un vero e proprio impero economico, fondato sul prestar soldi allo Stato in cambio di appalti e benefici. Ferdinando era nato nel 1626 e passò la sua vita nell'agiatezza. La famiglia van den Heyden viveva a Napoli in via Toledo, in un palazzo acquistato dagli eredi dell'ex socio d'affari Giovanni Zevaglio, su un palazzo che conteneva la più ricca collezione d'arte di tutta la città. Mancava alla famiglia van den Heyden, per sentirsi arrivata socialmente, solo un titolo nobiliare, e questo arrivò quando fu acquistato il titolo di Marchese di Castelnuovo per Ferdinando. E con il titolo arrivò anche un buon matrimonio. Ferdinando sposa Olimpia Picconomini, una nobile di origine senese, dalla quale ebbe tre figlie, Caterina, Elisabetta e Giovanna. Ferdinando seguì le orme del padre, tutta la vita fece il mestiere di arrendatore, cioè di concessionario di appalti pubblici, ma a differenza del padre la sua grande passione era rivolta prevalentemente all'arte, ad ingrandire la già grande collezione che il padre aveva accumulato e soprattutto era appassionato di scienze, di storia e di lettere. Purtroppo nel 1670 Ferdinando si ammala di tisi e per sopravvivere deve pensare di trasferirsi lontano dai miasmi della grande città, quindi sceglie la collina del Vomero come luogo ideale per costruirsi una casa di campagna. Il progetto viene affidato all'architetto di origine bolognese Bonaventura Presti. L'aspetto esterno della casa sarebbe apparso piuttosto semplice, sarebbe apparso come avere la forma di un castello con quattro torri angolari, però sarebbe stato circondato da un bellissimo giardino e da una vastissima estensione di terreno agricolo che i van den Heyden avevano acquistato, che andava praticamente dalla collina del Vomero fino al mare. Per quanto riguarda gli arredi interni, invece, il marchese van den Heyden non badò a spese, chiamò infatti i migliori intagliatori, falegnami, pittori, i quali si misero al lavoro di gran lena perché al più presto il proprietario potesse trasferirsi a vivere nella villa. Purtroppo però Ferdinando non visse più di pochi mesi nella villa perché morì nell'agosto del 1675 quando i lavori ancora non erano terminati. Ma perché la villa si chiama Villa Belvedere? Alla morte di Ferdinando le proprietà finiscono alle figlie, giovanissime, per cui sotto la tutela della madre, e la proprietà di Villa Belvedere cade in dote alla figlia Caterina, che purtroppo però era inferma in mente. Solo nel 1717 passerà in mano la proprietà di Villa Belvedere alla più giovane Elisabetta, la quale nel frattempo aveva sposato Carlo Carafa, quarto principe di Belvedere. Da allora in poi la casa di campagna di van den Heyden verrà chiamata Villa Belvedere. È solo con i principi di Belvedere che nel pieno Settecento la casa di campagna di van den Heyden perderà l'austero aspetto di maggiore di campagna per assumere le vesti di una vera e propria villa. Verrà aggiunto al piano nobile della casa un altro piano, quindi verranno a scomparire le quattro torri angolari. Al viale principale d'ingresso verranno aggiunti altri due viali pedonali. Verrà costruito un cortile ad emiciclo porticato, dove si svolgevano giostre, balli e feste, un teatrino all'aperto dove durante la bella stagione si tenevano concerti e spettacoli teatrali, poi viene aggiunto un loggiato che terminerà con una coffee house, sotto il quale invece un portico dove si tenevano le piante d'inverno, un giardino d'inverno praticamente. E poi il bellissimo giardino all'italiana con quattro aiuole
con al centro una fontana, circondato da una balaustra di vetro. La Villa Belvedere sarà pronta per ricevere i più illustri ospiti.